Preoccupato dalle sorti dei lavoratori delle cooperative sociali coinvolte nell'inchiesta giudiziaria che lo vedono indagato, impegnato nell'apertura del parcheggio di Piazza della Libertà, prossimo ad essere inaugurato, al lavoro per Lucida Artista con la riunione in programma domani operativa prima di redigere il piano da consegnare in prefettura, ma in ansia per i contagi legati al Covid, assolutamente sereno, senza aver mai perso per un attimo la fiducia nella magistratura o avuto dubbi di dimettersi. È un Vincenzo Napoli a cuore aperto, quello che passeggia davanti alle telecamere di TV Oggi e affronta una serie di questioni calde, ribadendo di avere a cuore le sorti delle famiglie e dei lavoratori delle cooperative sociali. Come si sta procedendo in questo momento per la cura dei parchi? Intanto c'è il dirigente responsabile del settore che sta studiando quali sono le modalità per continuare il lavoro e con quali mezzi, con quali circostanze. Per quanto riguarda invece la situazione occupazionale, i lavoratori sono un po' più arrabbiati, sindaco, sono arrivate le prime lettere di licenziamento, come si può andare avanti? È una situazione assolutamente drammatica. So che l'assessore Natella sta curando gli aspetti relativi a questo argomento. Nel nostro cuore c'è la sorte dei lavoratori, e sottolineo 18 volte dei lavoratori, che devono avere la possibilità di riprendere a lavorare nei modi e nei tempi che verranno verificati e considerati. Sindaco, per un'altra opera tanto attesa, soprattutto se si arriverà ad accendere le luci d'artista, poi parliamo anche di questo, però volevo chiederle l'inaugurazione del parcheggio di Piazza della Libertà, c'è una data, si è sbloccata la situazione? Credo che la data è quella che avevamo preconizzato, stiamo lavorando attivamente per fare in modo da rispettare questa data. Abbiamo avuto una serie di problemi che stiamo risolvendo ora dopo ora, problemi tecnici naturalmente, e credo che il parcheggio sarà aperto in concomitanza con l'inaugurazione di Lucida Artista. Che dovrebbe essere il 26 novembre. Sindaco, tanto sereno anche sul suo piano personale, in molti chiedono le sue dimissioni, lei ci ha mai pensato? Francamente non vedo perché mi dovrei dimettere. Sono assolutamente sereno perché ho fiducia nella magistratura, l'ho sempre detto, lo ripeto in questa fase. La magistratura svolge il suo lavoro. Noi siamo poi, come dire, tranquilli e sereni perché sappiamo di non aver fatto niente di censurabile. Io sono un garantista, come dire, strutturale. Devo dire che qualcuno ha detto, ma perché bisogna sforzarsi ad essere garantisti quando è così semplice essere giustizialisti e peggio? Noi continuiamo ad essere garantisti nelle ossa perché sappiamo che dobbiamo esserlo e possiamo esserlo. Quindi da questo punto di vista non vedo chi va propalando queste notizie di mie eventuali dimissioni, che non sono mai state né all'ordine del giorno né nella mia mente, perché non vedo perché dovrei farlo.